Ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi voglio mostrarvi un coltello molto particolare, un coltello che ho disegnato io stesso e che poi è stato realizzato a mano da Dario Trifelli di Neanderthart. Mi sono divertito tantissimo ad osservare e a filmare tutte le fasi del processo. È sempre molto emozionante vedere un artigiano che lavora e vedere un oggetto che via via prende forma, specialmente se si tratta di un oggetto che è stato pensato da te. In questo video voglio parlarvi del design e delle caratteristiche di questo coltello. E dato che sono stato sempre insieme a Dario mentre lavorava, voglio approfittare per raccontarvi come nasce un coltello artigianale, quali sono gli step attraverso i quali è possibile trasformare una semplice barra di acciaio, semplice per modo di dire perché Dario utilizza degli acciai abbastanza performanti, in un prodotto finito come questo. Andremo poi a fare dei test sul campo e a vedere come se la cava il coltello in tutti quei piccoli lavori di intaglio per i quali è stato concepito. Sarà un video lunghetto, ragazzi, pieno di roba, quindi mettetevi comodi e state con me. Allora, qui praticamente che hai fatto? Gli hai E qui ho tolto. curvato, l'avevi fatto quasi tutto dritto, invece l'ho Ok. curvato e ho fatto il finale non rettangolare ma leggermente curvo, che oltre che bello esteticamente, se ci vai a lavorare dietro pigiando sul palmo della mano non ti dà fastidio perché non c'è angoli vivi. L'ultimo coltello che ho fatto realizzare a Dario su un mio disegno risale a 4 anni fa. Si chiama Shaman ed è una sorta di riproduzione in chiave moderna di un coltellino primitivo. All'epoca Dario era agli inizi della sua attività di produzione artigianale di coltelli, ma faceva già degli ottimi lavori. Sono andato lì con quest'idea, lui si è mostrato entusiasta, ci siamo messi al lavoro ed è uscita fuori questa roba qua. Voi sapete che a me piace lavorare con coltelli di piccole dimensioni, sapete che sono un grande appassionato di preistoria e quindi, come potete immaginare, ho preso in mano il mio coltellino Shaman e non l'ho più mollato per un paio d'anni. Successivamente ho avuto modo di provare molti altri coltelli di Neanderthart. Tutti molto interessanti, ma tutti quanti pezzi a catalogo. Qualche mese fa ho deciso che era arrivato il momento di proporre a Dario un altro progetto fuori catalogo. Volevo avere un coltello perfetto per le mie esigenze, che avesse la forma e le misure che dicevo io, con i suoi livelli qualitativi, che sono ovviamente abbastanza superiori a quelli di un coltello industriale. Volevo replicare la bellissima esperienza avuta con lo Shaman, mettermi lì a seguire e a filmare tutte le fasi del lavoro, avere un bel coltello, ma avere anche creare anche un bel contenuto da potervi proporre qui sul canale. Ovviamente tutta l'operazione non è stata così semplice come fu all'epoca per lo Shaman, perché Dario ormai ha intrapreso una via ben precisa in termini di design e di stile, produce solamente coltelloni, lavora con spessori abbastanza importanti, gli piace creare coltelli molto rifiniti, mentre io gli stavo chiedendo sostanzialmente un coltellino grezzo, un altro. Coloretto, perché si può fare Perché è brutto. Senti, pure sta curvatura qua, cioè si può fare simmetrica, perché tu l'hai Sì, ma il fatta, coltello non è simmetrico, per cui vuoi un manico cioè simmetrico nel su una senso, lama che non è simmetrica? vederlo alle prese con qualcosa che non è assolutamente nelle sue corde è stato molto divertente. Si è lamentato tutto il tempo del fatto che il coltello era troppo piccolo, che il design era banale, che le rifiniture non esistevano. Però poi ha lavorato benissimo e ha dimostrato di sapersela cavare anche in situazioni in situazioni diverse da quelle alle quali è abituato, con le quali è abituato ad avere a che fare tutti i giorni, e ha tirato fuori un pezzo che secondo me rimarrà uno dei suoi lavori migliori. Indovinate come l'ho chiamato? Vind, che in danese significa vento. Eccolo qua, ve lo faccio vedere finalmente. Ora, il design effettivamente non è nulla di speciale, non mi sono inventato nulla. Esistono decine di coltelli così. Il fatto è che a me serviva proprio un coltello fatto così, un coltellino piccolo, molto appuntito, per poter fare agevolmente piccoli lavori di intaglio, quelli che piacciono a me, la preparazione dei set per l'accensione del fuoco per frizione, la preparazione delle esche e via dicendo. L'acciaio è un Niolox, spessore 3 mm, la lama è lunga 8,5 cm ed è larga 2,4 cm, mentre il manico è lungo 9,5 cm in ironwood con gli spaziatori gialli. Insisto su questi particolari, ragazzi, guardate la precisione di questa lavorazione. Gli sto a fare troppi complimenti oggi, eh. Non va bene.
Tenuto conto dello spessore del coltello e del tipo di lavori che dovrà andare a fare, abbiamo deciso per una bisellatura convex a zero. In pratica questo è il piatto lama, poi inizia la bisellatura che è convessa e che termina a zero, quindi senza microfilo. Ho dovuto fare opera di convincimento per farmi lasciare il dorso a 90 gradi, perché per uno che si chiama Neandertart il dorso a 90 gradi non è concepibile. Cioè, il coltello non è finito. Infatti ci devo lasciare proprio la bavetta, cioè aveva la faccia del cane quando lo porti dal veterinario. L'ho costretto a lasciare la bavetta ed è venuto fuori un dorso a 90 gradi, raga, pauroso. Morde proprio le dita. Voi direte, con tante cose fighe che esistono al mondo, tu ti gasi col dorso del coltello. Neanche con la lama, col dorso. Sì, raga, perché io sono un pragmatico, mi piace la roba grezza e preferisco la funzionalità all'estetica. E vi assicuro che uno spigolo vivo messo nel punto giusto, quando vi trovate sul campo, può essere estremamente comodo, estremamente utile per tutta una serie di lavori che tra poco vi mostrerò. Prima di mettermi a giocare con il coltello, ragazzi, voglio spendere qualche minuto per raccontarvi come è venuto alla luce. Per me è stato molto emozionante seguire Dario passo passo nelle varie fasi del lavoro e vedere realizzato un oggetto che avevo immaginato, che fino a quel momento avevo visualizzato solamente dentro la mia testa. Dopo un briefing iniziale nel quale abbiamo definito i dettagli più importanti del progetto e Dario ha portato delle correzioni al mio design abbastanza rozzo, abbiamo ritagliato la sagoma del coltello su un foglio di carta e l'abbiamo riportata su una barra di Nilox da 3 mm per procedere con il taglio e con la sagomatura. Dario ha poi praticato i buchi sul manico per mettere i pin con il trapano a colonna. Mentre il coltello era nel forno per la tempra, ci siamo occupati del manico. Abbiamo tagliato gli spaziatori e l'abbiamo incollati alle guancette in ironwood usando una colla speciale che avrebbe richiesto parecchie ore di asciugatura. Oh, questo è forse il momento più significativo di tutto il processo e io ovviamente l'ho quasi perso perché mi sono posizionato male con la telecamera. Comunque Dario sta estraendo il coltello dal forno e sta eseguendo il raffreddamento ad aria. Dopo la tempra il coltello ha subito dei rinvenimenti. Tempra e rinvenimenti, ve la faccio veramente breve ragazzi, sono dei trattamenti termici che servono per migliorare le caratteristiche dell'acciaio col quale è realizzato il coltello. Le performance di una lama non dipendono tanto dall'acciaio quanto dai trattamenti termici ai quali questo acciaio è sottoposto. E Dario è molto meticoloso in questo. Si documenta in continuazione ed esegue dei test periodici sugli acciai che utilizza, vedendo come si comportano al variare delle temperature e dei tempi di residenza all'interno del forno. Questa è una cosa che apprezzo particolarmente di lui, avendo una formazione scientifica gli esperimenti mi piacciono un sacco. Ora, guardate questa molatura. A parte la sgrossatura iniziale a levigatrice, è stata fatta tutta a mano, con delle minuscole pietre di grana differente. Un lavoro pazzesco, durato diverse ore, e il risultato finale, secondo me, ha dell'incredibile. A quel punto non restava che mettere il logo tramite elettroincisione e sistemare il manico. Anche questo è stato un lavoro molto preciso, vi metto qualche immagine perché merita. Ho fatto tante riprese della realizzazione di questo coltello, per me è stato veramente un piacere farle, non so quante volte l'ho già detto e ripetuto in questo video, è stato veramente un piacere poter filmare qualcuno una volta tanto invece che filmare me stesso. Vi ho messo solamente le fasi salienti, spero di essere riuscito a trasmettervi un po' la magia di quei momenti, ma adesso non c'è più tempo per parlare di questo perché dobbiamo finalmente andare a provare sul campo il wind.
La prima cosa che faccio quando prendo in mano un coltello nuovo è il classico tri stick. Questa è un'abitudine che ho preso ormai da un po' di anni. Il tri stick non è altro che un bastoncino sul quale vado a fare tutta una serie di intagli che sono quelli che tornano più utili in una situazione di bivacco o di campeggio. Quindi la testa di un picchetto, varie tipologie di tacche, sezione tonda, sezione quadrata e via dicendo. Lo faccio vedere un po' più da vicino. È veramente un piacere lavorare con questo coltello. La lama stretta e appuntita consente di infilarsi agevolmente in qualsiasi fessura e di rifinire ogni spigolo, anche quelli più nascosti. Si impugna benissimo, il manico è perfetto per la mia mano, ma d'altra parte me lo sono disegnato da solo, quindi avevo pochi dubbi che fosse così. L'unico problema è che quando si va a pigiare con il pollice sul dorso, morde un pochettino, essendo appunto il dorso stato lasciato grezzo a 90 gradi. Ma d'altra parte, io una medaglia con due facce uguali non l'ho mai vista. Voi non avete idea di quanto mi sono rilassato a fare sto tri stick. Cioè, mi sono buttato qui sulla panchina, sono andato avanti un'ora a lavorare e si è fatto tardissimo. Si sta quasi per far buio. E non mi va per niente di finire il video adesso. Quindi, ragazzi, per questa volta è tutto. È stato un piacere e grazie per avermi seguito e ci vediamo in un prossimo video. No, non è vero. Dobbiamo ancora vedere come se la cava il coltello con il Firesteel. Sto cavolo di dorso a 90 gradi. Praticamente ho parlato solo del dorso a 90 gradi su sto video. E mo lo dobbiamo provare. Nella prima parte del video abbiamo parlato dell'utilità del dorso a 90 gradi, di un buon dorso a 90 gradi che abbia gli spigoli vivi senza la minima stondatura. Questo è stato ottenuto appoggiando il dorso del coltello sul nastro della levigatrice, in questo modo, in maniera perfettamente perpendicolare, e la carta vetrata ha mangiato il metallo, lasciando la cosiddetta bavetta, quella che nel gergo della coltelleria viene chiamata bavetta, che non è altro che un microscopico straterello di metallo. Dal punto di vista estetico, o comunque sia al tatto, non è proprio il massimo, ma vi assicuro che è una cosa estremamente funzionale, non solo perché consente di fare questo, ma anche perché consente di fare questo, ossia produrre dei trucioli di legno che possono essere utili per l'accensione del fuoco, utilizzando il dorso anziché la lama e quindi andando a preservare l'affilatura. Dettaglio non trascurabile per chi come me odia affilare. Guardate che ricciolo perfetto che mi è uscito. Mettiamo un po' di Fatwood.
troppo bello. Provo a fare la stessa cosa, però con dei trucioli di legno non resinoso, in questo caso è betulla. Vediamo un po' che succede. Questi non acchiappano immediatamente come il Fatwood, però vanno lo stesso. Ragazzi, il Vind lavora veramente bene, mi piace un sacco. Mi sono divertito tantissimo a realizzarlo insieme a Dario e a fare questi test, e sarà bello averlo con me nelle prossime avventure nei boschi. Spero che anche voi vi siate divertiti a guardare questo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di tutto ciò. Date un'occhiata anche a questi altri due video che vi lascio qui in schermata finale, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.